Sentono di andare avanti come governatore della regione, ma per la verità il sindaco, qualsiasi cittadino della Repubblica, a partire dal Presidente del Consiglio fino all'ultimo cittadino. Quel Conte oggi è in concessione di autostrade, l'unica società titolata ad aprire quel cantiere è Società Autostrade. Al momento non ci sono. Il ponte, c'è stato un auspicio del governo che venga, come dire, coinvolto un'importante azienda pubblica, è un auspicio che, estrattandosi di un'azienda genovese, tendo, come dire, a recepire con favore, ma mi sembra ragionevole. Stiamo parlando di una grande infrastruttura nazionale, quindi penso che con le eccellenze d'aziende che sono ancora oggi nel perimetro della proprietà pubblica, Fincantieri e di Genova, sia un'ottima esigenza. La garanzia di qualità ce la mette un progetto, credo, di uno degli studi di architettura più importanti del mondo. Ritengo che siano adempiute, come si dice, le condizioni di fatto e di diritto per ridare un ponte a Genova nel più breve tempo possibile. Se qualcuno ha delle idee migliori di quelle che abbiamo avuto io e Bucci, siamo tutto orecchi per ascoltarle, come Dumbo, però io al momento non ho sentito idee concrete migliori di queste. Rispetteremo le leggi della Repubblica Italiana, che se cambieranno evidentemente ci vedranno adeguarci come cittadini e come amministratori nel tempo della pubblicazione sulla Gazzetta. Rispetteremo le leggi che verranno, come rispettiamo le leggi che sono in vigore oggi. Le leggi che sono in vigore oggi parlano di questo: la Procura della Repubblica oggi ha sequestrato quel ponte, evidentemente dovrà ridarne possibilità di accesso quando i cantieri partiranno, e questo sta all'autorità giudiziaria. Non appena quel ponte verrà dissequestrato dall'autorità giudiziaria, rientrerà nella piena disponibilità di Società Autostrade per l'Italia, che ne è il concessionario e che, stando agli obblighi di legge che ha, deve al più presto rimettere in funzione, come credo non contestino assolutamente, l'infrastruttura, che è un'infrastruttura strategica per il Paese. Fincantieri, ripeto, viene coinvolta perché per accordi tra le parti, come lo abbiamo auspicato, Società Autostrade recepisce questa esigenza e la fa propria, una esigenza che ci rende felici, che ringraziamo per le disponibilità di entrambi a collaborare. Credo che sia un'opportunità per tutti, per il Paese, per le aziende che lo fanno e per la qualità del manufatto che ne uscirà. Renzo Piano ci ha donato, su nostra richiesta, un progetto, e credo che qualche cosa di strutture e di architettura ne sappia, insomma, così, per aver letto qualche cosa nella vita, per aver sentito dire. Siamo aperti a tutte le opzioni, però io al momento ho individuato solo questa per ridare un ponte entro il 2019 a Genova. Se qualcuno ha un'idea migliore, non ho difficoltà ad ascoltare.